Hey.
Buonasera a tutti, amiche e amici della Pallamano, benvenuti qui al palestra in diretta su Eleven Sport per la partita tra la Eguen Bolsiena Trieste valida per il recupero della terza giornata del girone di ritorno. Le squadre stanno per fare la loro entrata in campo. Nel frattempo vi leggo quelle che saranno le formazioni partendo dagli ospiti in maglia biancorossa con il numero 77 Bratkovic, con il numero 5 Dapiran, con il numero 13 Di Nardo, con il numero 6 Rovatin, con il numero 7 Mazzaro, con il numero 12 Milovanovic, con il numero 14 Milovic, con il numero 18 Parisato, con il numero 9 Pernic, con il numero 10 Popovic, il numero 33 Sandrin, con il numero 15 Stojanovic, il numero 19 il capitano triestino Visintin, il numero 16 Zoppetti. Ora invece vi leggo la formazione dei padroni di casa appena entrati in campo, con il numero 18 Stefano Arcieri, con il numero 5 Michele Bufoli, con il numero 21 Michele Muoio, il numero 7 Raul Bargelli, con il numero 10 Krejnik Kasa, con il numero 23 Cristian Gugino, con il numero 1 Alessandro Leban, con il numero 16 Giovanni Pavani, con il numero 9 Filippo Pasini, con il numero 19 Bozidar Nikocevic, con il numero 14 Lorenzo Senesi e il numero 11 Umberto Bronzo. Come potete sentire dalla formazione, i padroni di casa faranno a meno del loro capitano, ovvero Felipe Gaeta, un recupero appunto della terza giornata di campionato tra due formazioni completamente diciamo diverse a livello di stimoli, perché Trieste arriva sicuramente affamata di vittoria, lotta per la salvezza, dall'altra parte invece Siena deve sicuramente riprendersi da un periodo lungo, da un lungo digiuno di vittorie. Mancano qui al palestra dal 20 gennaio scorso. La Ego è attualmente al settimo posto in classifica con 23 punti e 21 partite giocate, mentre Trieste è undicesima con 16 punti e 21 partite giocate. Condividono l'ultimo avversario, perché entrambe hanno sfidato nell'ultimo match lo Spare Repan, la Ego mercoledì scorso per il recupero della quarta giornata, perdendo di misura 26 a 27. Invece Trieste ha vinto sabato durante la 24esima giornata della regular season per 30 a 24. Il match di andata tra la Ego Trieste è finita in totale equilibrio e pareggio, 24 a 24. È comunque un avversario, lo ha detto anche nei giorni scorsi il tecnico montenegrino Branko Dumnic, è un avversario ostico. Siena deve assolutamente mantenere alta la concentrazione ed evitare errori e ingenuità che nelle ultime partite hanno sicuramente diciamo sopraffatto l'approccio e la voglia di vittoria. Una sfida, quella che vedremo in campo fra pochissimi minuti, soprattutto tra due grandi capocannonieri: da una parte Gianluca Dapiran, che attualmente è al terzo posto tra i miglior marcatori di Serie A Beretta con 144 gol; dall'altra, in casa bianconera, ci sarà invece Krejnik Kasa, attualmente all'undicesimo posto con 125 reti. Le formazioni sono in campo, quindi manca veramente pochissimo, un minuto al fischio d'inizio. Noi ci mettiamo comodi e ci godiamo questa partita, che sarà sicuramente bella da vedere, emozionante, e regalerà tante sorprese.
Bogdan Nikočević dai primi minuti in campo, nelle ultime partite aveva giocato, era entrato, Branco l'aveva messo diciamo un po' più in là nel corso della partita e ha giocato un po' a 10 minuti, 15 minuti, non completamente tutto il match per via di alcuni problemi alla spalla, un infortunio che si porta dietro da tanto tempo. Intanto la prima fase di attacco è quella di Trieste. Con il numero 10 Popovic ha cercato di scavalcare la difesa bianconera bloccato appunto proprio da Nikočević e Krejčík Kaša. Qui in elevazione il tiro sempre di Popovic e poi il rimpallo purtroppo finito male per Alessandro Leban, il gol del numero 13 di Nardo ad aprire quindi le marcature di questo match. Subito un errore da parte dei padroni di casa e il contropiede di Rovatin che non perdona Alessandro Leban che può farci veramente poco. 2-0, un inizio di partita molto sicuramente positivo e avvincente per quanto riguarda i biancorossi. Nel frattempo abbiamo visto ora invece una parata su Nikočević, quindi si può dire il contrario per quanto riguarda i padroni di casa. Qui invece abbiamo visto subito la risposta di Alessandro Leban sempre su Popovic, una grande reazione del numero 1 bianconero. Ancora qui un altro tiro sfortunato per questa volta è di Raul Bargelli. Niente da fare per il pivot bianconero, c'è sempre il portiere Milovanovic triestino a dire di no, classe 1992 con il numero 12, originario della Serbia. 0-2, 2 minuti scarsi di gioco qui al Palestra. Ancora Popovic, ancora un altro attacco molto aggressivo da parte dei triestini. Il fallo su Popovic, quindi ancora Trieste dai 9 metri, un'altra azione in mano ai biancorossi. Sempre Popovic, lo scambio con Rovatin, poi dall'altra parte si alza in elevazione il numero 14 Milovic, ma c'è Alessandro Leban che dice di no e quindi può ripartire Siena. Cercando di gestire al meglio questa azione, il gol di Stefano Arcieri che resiste un po' al fallo, aveva diciamo andato a sbattere contro l'estremo difensore del Trieste, contro il primo difensore del Trieste, scusate. Ma è riuscito ad andare a segno, a cercare di caricare anche la propria squadra, cosa che tra l'altro sta facendo molto bene nelle ultime partite, il numero 18 senese. 1-2, 3 minuti di gioco. Ancora possesso palla in mano del Trieste. Dai 9 metri. Rovatin, Popovic, lo scambio, la comunicazione tra i terzini. Il tiro è sempre di Milovic, che però finisce assolutamente fuori. Quindi ancora 1-2, può ripartire Siena con Kaša e Nikočević che lotta come un leone insieme contro Popovic, ma poi Milovanovic ci mette letteralmente la faccia. Cartellino giallo per il numero 10 Triestino e tiro dai 7 metri in mano a Stefano Arcieri che non sbaglia Stefano Arcieri, quindi recupera il pareggio, due pari, 4 minuti e 20 secondi di gioco. Siena ristabilizza l'equilibrio dopo i minuti iniziali un po' di sbandamento e di gestione, ma la partita è ancora tutta da giocare. Ancora Trieste con Rovatin in posizione centrale, si alza anche Dapiran che prova, scusate, Rovatin che stava proprio andando a cercare Dapiran pivot, ma non niente da fare, nulla di fatto. Poi può ripartire Trieste, questa volta sempre
Alessandro Leban che dice di no a Milovic, dall'altra parte ancora Stefano Arcieri tutto da solo in contropiede, terza rete per lui, tre gol su tre firmati sempre dall'ala della Ego Handball Siena. Arrivato qui a Siena a gennaio in campionato, quindi in corso dalla Finlandia. Popovic, Milovic litiga un po' con il pallone, poi Rovatin sotto mano, ma ancora Alessandro Leban, grande parata del numero uno bianconero. Parata però neutralizzata poi dal fallo che riporta il pallone in mano a Trieste. Quindi ancora Rovatin, Popovic, Milovic, lo scambio tra i due si fa vedere, Bratkovic, poi ancora Milovic da Piran, Milovic con calma, Popovic, prova a Trieste a cercare uno spazio, lo trova tra il primo e il secondo, tra le due ali del Siena, tre pari. Qui al Palaestra, 6 minuti di gioco. Nikočević, Pasini, Casa. Casa prova a lottare con la difesa triestina, 3-3-2. 4-2. Trieste però alla meglio, quindi può ripartire dall'altra parte del campo e lo fa con Dapirà che scivola. Stava andando al tiro, ma su di lui chiederà sicuramente un fallo. Infatti l'arbitro dà 2 minuti per Nico Casa, che ha letteralmente chiuso di fisico con il suo prepotente fisico la l'area di Dapiran, facendogli perdere l'equilibrio. 2 minuti quindi per Krejčík Casa e tiro dai 7 metri questa volta per Trieste. Sulla linea dei 7 metri con il numero 77 Adam Bratkovic contro Alessandro Leban. C'era quasi arrivato Alessandro Leban con la gamba destra, poi però il pallone guizza all'interno della porta e quindi 3-4 qui al Palaestra per Trieste con un tiro dai 7 metri battuto da Bratkovic dopo il fallo di Nico Casa su Dapiran. Riparte Siena, ancora difesa aggressiva del Trieste, questa volta con la marcatura uomo su Bodidar Nikočević, il pallone poi passa alle mani di Bronzo, Umberto Bronzo che prova ad andare al tiro, ma ancora Milovanovic dice di no con la mano destra, ci arriva il portiere biancorosso. Esulta giustamente, ottima partita, ottimo inizio di partita per il portiere triestino. Stessa cosa anche per Alessandro Leban. Popovic che va prima, prova a cercare il tiro, niente da fare, non entra. Il tiro, la girella beffarda di Popovic, ha fatto un giro strano, sembrava che stesse entrando in porta e poi alla fine Alessandro Leban è riuscito a salvare sulla linea. Bargelli, scambio con Gugino, rientra Filippo Pasini, l'incrocio con Umberto Bronzo, ancora Gugino che prova a dimenarsi, a liberarsi dalla difesa di Di Nardo che si becca anche un cartellino giallo. Ancora Siena dai 9 metri. Bargelli per Nikočević a cercare Arcieri. Arcieri fa la finta, poi cerca Gugino. Il tiro è di Cristian Gugino
che va a rete per il 4 pari. Molto equilibrato questi primi 10 minuti di gara dopo un paio di minuti iniziali di sbandamento del Siena. Qui il tiro di Rovatin era già sul fischio del fallo da parte di Nico Casa, appena rientrato tra l'altro dai 2 minuti. Quindi non può assolutamente cadere nuovamente in ingenuità, la sua presenza è fondamentale in campo. Sempre Rovatin, ancora su di lui, sempre Nico Casa. Non fa passare Popovic. La comunicazione con Milovic, poi a cercare Bratkovic ed è proprio sua la rete del 4-5. Il nuovo vantaggio per Trieste. Dall'altra parte sempre Božidar Nikočević, trattenerlo è assolutamente sempre un'impresa, infatti se non commettendo fallo come in questo caso, quindi ancora 7 metri da Siena, ancora Stefano Arcieri dalla linea. E non sbaglia neppure questa volta il numero 18, 5 pari, ancora un altro 7 metri finalizzato. Rovatin, Milovic, sale anche Bratkovic, l'incrocio poi per Popovic. Bratkovic ha fatto un arco per aprire la difesa, ma non è andato a buon fine, cosa che invece è andata a segno Umberto Bronzo con la sua fantastica girella. 6-5. Prima rete per il numero 11, che ci ha riprovato dopo la parata di pochi minuti fa di Milovanovic, sempre su di lui. Da Piran di prepotenza, niente da fare per Alessandro Leban, 6 pari. Ora può ripartire Siena con calma dopo questi minuti piuttosto rapidi e avvincenti di gioco. Nikočević sale l'incrocio con Bargelli, sempre Nikočević, intanto Pasini in posizione di centrale. Nikočević prova ad aprire la difesa, ad accentrarsi, ma ci sono sempre le mani di Milovanovic. Ancora Siena, ancora Nikočević, Pasini, Casa. Si libera dalla marcatura di Bratkovic, prova ad andare a rete, su di lui c'è il fallo di Di Nardo. Sette metri, un altro tiro dei 7 metri per Siena. Si conferma dalla linea sempre Stefano Arcieri, che fino adesso non ha. Non ha mai sbagliato. Spero ora di non portare sfortuna. A quanto pare no, meglio così. 7-6 per Siena. Ancora un altro tiro dai 7 metri, sempre da segno Stefano Arcieri. Quarta rete per lui. Attacca Trieste. Si alza da Piran, il pallone proprio per lui che stessa azione molto simile a prima. Riesce ad andare a segno anche questa volta da Piran con il numero 5. Dall'altra parte subito la risposta immediata è di Raul Bargelli. Siena si porta avanti nuovamente di 1, Trieste insegue. Popovic c'era troppo spazio per lui, era già praticamente entrato in area. Troppo facile quindi per il numero 10 triestino, che riesce a trovare la rete del pareggio. 8 pari. Tredici minuti di gioco. Riparte Siena, sempre difesa molto aggressiva dei biancorossi, con 4-2 schierato. Poi Nikočević passa il
bronzo. Casa si accentra, litiga con il pallone, lo perde, può ripartire Trieste, prova a fermare Pasini da Piran, ma non ci riesce, stava per commettere fallo e poi il numero 5. Commette un'infrazione di passi, quindi 8 pari. Scusate, sembrava che il fallo fosse stato di Dapiran, invece era proprio di Filippo Pasini, quindi 8 a 9 il gol del numero 5 è assolutamente valido. Può ripartire Siena, questa volta con Gugino in versione centrale. Si fa vedere Bargelli, la finta del passaggio su di lui, poi Gugino prova a trovare spazio, ancora a casa, ancora Gugino che però questa volta il pallone rimpalla sui piedi, la perde, quindi può ripartire nuovamente Trieste, questa volta il gol è di Rovatin in contropiede, 8 a 10, Trieste più 2, Siena in difficoltà, un po' confusi i padroni di casa, hanno perso due palloni importanti che hanno valso due gol a Trieste. Intanto ha provato a rispondere Nico Casa, ma Milovanovic chiude bene la porta. Ancora Siena. Gugino va a cercare il pivot Bargelli. Infrazione di Trieste, quindi ancora Siena da 9 metri. Bargelli. Casa. Gioca l'extra player intanto. Branko Dumnic, che però tempisticamente scelta un po' sbagliata, perché proprio nel momento in cui stava entrando Vodidar Nikocevic, il tiro di casa è stato rubato da Trieste, che è andato appunto a gol a porta vuota. 8-11, timeout di Branko Dumnic, quindi un po' di pausa anche per noi. Allora, 8-11, un quarto d'ora giocato, due con un break di tre reti, due delle quali sono nate da un errore in attacco del Siena. La Trieste è stata brava poi a ripartire in contropiede e ad andare a rete. Poi l'ultimo gol a porta vuota, Branko Dumnic aveva scelto l'extra player e stava facendo entrare Nikocevic, però il pallone appunto è passato subito immediatamente nelle mani di Trieste, che con la porta vuota era sicuramente un ghiotto boccone. E infatti 8-11 più 3, 15 minuti di gioco per il massimo vantaggio fino a questo momento per Trieste. Si accentra Umberto Bronzo, che prova a liberarsi dalla morsa di Dapiran. Conquista il fallo, quindi casa in elevazione, il numero 10 porta a compimento il suo primo gol per il 9-11. Ancora Trieste con Popovic, Rovatin, Milovic, si fa vedere Bratkovic, ancora Popovic, sale anche Dapiran, sempre Rovatin che fa la finta, poi il passaggio per Milovic, ancora Rovatin bloccato da
Bozidar Nikočević che commette fallo. Cartellino giallo infatti per il numero 19. Possesso palla di Trieste. Popovic, Rovatin, Milovic, interlocuzione tra i tre terzini, poi va a cercare il pivot, ma non ce la fa e quindi può ripartire Siena, questa volta in contropiede con Stefano Arcieri. Il passaggio per Nikočević che però sbaglia il tiro. Bozidar Nikočević, niente da fare. Un pizzico di sfortuna anche per il Montenegrino. Siena rimane sul 9 a 11 e Trieste ha in mano il pallone del vantaggio del più 3. Sempre Milovic si accentra, il tiro è centrale nelle mani, finisce nelle mani di Alessandro Leban. Poi il rimpallo ci prova con il numero 14 Milovic, ma l'arbitro non gli lascia passare perché era già praticamente in aria. Ancora un tiro sbagliato, questa volta da parte di Stefano Arcieri, prima ingenuità del numero 18. Niente da fare quindi per entrambe le formazioni, ancora 9 a 11, ancora Trieste in attacco. Popovic prova a cercare da Piran, ma c'è Umberto Bronzo che blocca il passaggio, quindi si riparte dal centro con Rovatin. Milovic prova 1-1 contro Stefano Arcieri alla meglio, il numero 14, 9 a 12. Ancora più 3 Trieste, può ripartire Siena, Gugino per Nikočević, poi a cercare Umberto Bronzo. Stava commettendo fallo il numero 10 di Trieste, ma Umberto è stato bravo, è riuscito comunque anche per il poco spazio ad andare a rete, 10-12. Il tiro di prepotenza di Rovatin trova però le mani pronte di Alessandro Leban. Con calma, ora Trieste deve organizzare la fase di attacco. Popovic, Rovatin, Milovic. Si fa vedere Bratkovic, poi ancora Milovic, Rovatin, sale Di Nardo, l'incrocio, poi Popovic si accentra, scambio con Milovic, sempre Rovatin, 1-1 a cercare Di Nardo, ma Casa ruba letteralmente il pallone, corre in contropiede, cercando il tiro, però che anche questa volta finisce sempre nelle mani di un pronto Milovanovic. Palleggio quasi cestistico del numero 10 fino alla porta, che però finisce sulle mani appunto dell'estremo difensore triestino. 10 a 12. L'incrocio di Di Nardo, Milovic e poi Popovic sempre a cercare Di Nardo. Questa volta il passaggio, la comunicazione con il pivot va a buon fine. 10 a 13, 20 minuti di gioco. Trieste mantiene il vantaggio del più 3. Nikočević. Gugino con calma, ora Siena organizza un attacco sicuramente importante. Non deve permettere a Trieste di allungare troppo le distanze. Gugino resiste alla marcatura di Bratkovic. In elevazione Nico Casa, ancora niente da fare, sembra stregata questa sera per lui la porta, merito anche del numero 12, sicuramente del portiere classe 1992. Subito Trieste si riporta dall'altra parte del campo. Ora con calma organizza l'attacco Rovatin, sempre per Popovic. Milovic, Di Nardo, l'incrocio con Popovic e sempre Milovic, poi ancora si fa vedere da Piran. Il passaggio però sbagliato, vale il contropiede di Bozidar Nikočević che sorride,
il numero 19 per la sua prima rete durante questa partita. 11-13, meno 2 Siena. Popovic, Rovatin sale sempre Di Nardo, si accentra Milovic, ma Alessandro Leban dice di no, grande parata del numero 1. Dall'altra parte Stefano Arcieri a cercare Umberto Bronzo, che prova un pallonetto troppo alto che finisce sopra la traversa. Ancora 11-13. Peccato, un'azione sicuramente bella da vedere, uno scambio interessante tra Arcieri e Umberto Bronzo, sarebbe stato un gol molto bello quello del numero 11, ma purtroppo non è così. Time out per Trieste, quindi un po' di pausa anche per noi. Minuti e 12 secondi giocati qui al Palestra per il recupero della terza giornata del girone di ritorno tra la Eguen Bolsiena e la Pallamano Trieste. Se qualcuno si fosse collegato soltanto adesso con noi su Eleven Sport, il risultato, come potete vedere sopra i vostri schermi, è 11-13. Siena un po' in difficoltà, ha commesso 2-3 errori che le hanno valso, diciamo, lo svantaggio, il più 3 di Trieste, poi è stata brava a recuperare, a riportarsi a meno 2. Bronzo ha sfiorato il meno 1 proprio prima del time out, ma niente da fare, il pallonetto è finito troppo alto sulla traversa. Ancora Trieste riprova a riportarsi più 3, sempre Popovic. Dai 9 metri riparte con calma Trieste, Milovic 1-1, poi il passaggio per Rovatin, lo scambio con Popovic, ma le mani di Alessandro Leban sono pronte. Dall'altra parte stava andando a cercare Stefano Arcieri, ma l'uscita di Milovanovic cambia le carte in tavola e blocca il contropiede del numero 18. Riparte Siena. Gugino che va a cercare casa, poi si accentra Nikocevic, il tiro finisce sul corpo di Milovanovic, c'è il fallo, quindi 9 metri per Siena, battuti appunto sempre da Nikocevic. Gugino in posizione centrale, ancora Gugino per Nico Casa che va a cercare Bargelli, poi lo scambio per Stefano Arcieri, ma non c'è spazio, quindi deve cambiare gioco dall'altra parte per Nikocevic, che prova la lotta 1-1, poi alla meglio, ma ancora Milovanovic dice di no. A 13, 24 minuti, possesso palla ancora di Trieste.
commette il fallo Bargelli, quindi si riparte ancora da Trieste. Rovatin 1-1 con Gugino, a cercare poi Bratkovic che si accentra e cerca il pivot di Nardo. 11-14. Buona comunicazione in questo caso di Trieste. Ancora avanti di 3. Quando mancano 5 minuti scarsi alla fine del primo tempo, Cristian Gugino rischia di perdere il pallone, poi fortunatamente mantiene. Siena deve andare assolutamente al gol, ma questa volta ancora è il palo che dice di no a Stefano Arcieri. Sfortunato in questo caso. È entrata, la palla è però entrata, da qui non si è visto bene, quindi 12-14. Sembrava avesse preso il palo e invece il pallone è entrato, meglio così per Siena. 12-14 che si riporta a meno 2. Dall'altra parte la lotta tra Cristian Gugino e Dapiran. Ancora Trieste. Bravissimo Alessandro Leban qui a non farsi trovare impreparato su un tiro di Milovic. Peccato invece per Cristian Gugino che perde il pallone del contropiede e può volare Bratkovic fino alla rete del 12-15. La panchina triestina carica, i compagni in campo. Mancano 4 minuti alla fine del primo tempo. Errore di Cristian Gugino è valso poi il gol di Bratkovic. Qui la risposta di Božidar Nikočević per la sua seconda rete di questo primo tempo di match, 13-15. Ancora un'altra parata di Alessandro Leban su Rovatin, il contropiede di Stefano Arcieri, poi il passaggio per Umberto Bronzo che scivola a Pinguino, a mo' di Pinguino e segna il 14-15, questa volta non sbaglia il meno 1, il numero 11 e sta per fare il suo esordio in campo con il numero 21, Michele Muoio. Popovic intanto ha cercato e ha trovato uno spazio tra i primi due difensori del Siena. 14-16, 27 minuti. Ancora più due Trieste. Casa. Muoio. Casa, poi Gugino che va ad accentrarsi, taglia a doppio pivot, ma la palla è per Stefano Arcieri che non sbaglia. E la piazza sotto le gambe di Milovanovic. Ancora meno uno per Siena. 15-16. Trieste proverà ora a riportarsi nuovamente sul più due. Rovatin, Popovic, lo scambio con Rovatin, sale anche da Piran, la palla è per lui, poi dall'altra parte Popovic, ancora Milovic che si accentra il tiro sul secondo palo a cercare il gol, ma ancora Alessandro Leban, grande prestazione del numero 1. Il numero 14 triestino rimane però a terra. Quindici a 16, Siena adesso deve provare a recuperare e riagganciare il pareggio, cercare di chiudere questa prima mezz'ora in equilibrio. Lo scambio tra Casa e Gugino, poi Casa prova lo scontro con Bratkovic. Dai 9 metri, difesa 5-1, Popovic proprio su Casa,
il palleggio di Stefano Arcieri interrotto da Bratkovic, che stava già per andare in contropiede, ma il pallone rimane in possesso palla del Siena. Non bisogna commettere ingenuità e non bisogna perdere sicuramente questi palloni che valgono poi i gol dall'altra parte, appunto, per Trieste. Intanto abbiamo visto qui il primo tiro in porta di Michele Muoio al suo esordio in campionato con la maglia bianconera. Niente da fare però per il numero 21, quindi ancora 15-16 quando mancano pochissimi secondi alla fine della prima mezz'ora. Trieste attacca, ma Bargelli, l'ottima difesa di Raul Bargelli, non lascia spazio al numero 14 Milovic. Tiro franco quindi per Trieste a chiusura di questa prima mezz'ora. Pallone in mano a Dapiran. Prova sulla sua destra superando Cristian Gugino. Per fortuna per Siena niente da fare per Dapiran, quindi il punteggio finale per questa prima mezz'ora di gioco è 15-16. Siena quindi si riporta a meno 1 dopo il vantaggio del più 3 da parte di Trieste. Troppi errori e troppe ingenuità da parte dei padroni di casa hanno portato poi all'attacco e alle azioni con cui Trieste è riuscita a segnare, di cui una anche a porta vuota. Siena, come diceva appunto Branko Dumnic qualche giorno fa, non deve assolutamente commettere questi errori che rischiano appunto di buttar via una partita che invece si potrebbe gestire sicuramente diversamente. Quindi noi vi lasciamo 10 minuti di pausa, 15-16 ricordo, questo è il parziale di questo match tra la Eguenbol Siena e Trieste. 10 minuti di pausa anche per noi, ci vediamo poi fra pochissimo nuovamente in campo. We'll be right back.
Vismederi, società di ricerca e servizi qualificati con sede a Siena, opera a livello globale per supportare imprese ed aziende farmaceutiche nel miglioramento della salute pubblica, grazie allo sviluppo e all'ottimizzazione di farmaci e vaccini più sicuri ed efficaci. Il gruppo Vismederi, garanzia di qualità per i propri clienti, offre servizi che spaziano dall'esecuzione di studi clinici, alla ricerca avanzata, dalla consulenza ed analisi su alimenti, superfici di lavoro, acque ed ambiente, alla stesura di piani HACCP e all'effettuazione di test per il rilevamento del virus SARS-CoV-2 su qualsiasi tipo di superficie e struttura.
Ben ritrovati, bentornati al Palaestra in diretta su Eleven Sport per goderci del secondo tempo tra la Ego in Bolsiena e la Pallamano Trieste, 15 a 16 il parziale. Le squadre stanno per tornare in campo. Possesso palla per la Egua in Bolsiena. Formazione di casa si accentra per dare avvio a questa ultima mezz'ora di gioco. Ecco il fischio d'inizio. 15 a 16, questo appunto il parziale. I giocatori si scambiano il pallone per accarezzarlo, quindi può ripartire subito Siena, difesa aggressiva di Trieste con marcature a uomo. Casa va a cercare Gugino che prova a liberarsi da Bratkovic. Nikocevic, sempre Casa, intanto Gugino come secondo pivot, la rete di Raul Bargelli. La seconda della partita per il pivot bianconero, 16 pari. Bargelli quindi apre e riapre le marcature di questa seconda mezz'ora di gioco. Dall'altra parte subito Trieste sale da Piran, Popovic, poi Rovatin, lo scarico ancora Popovic, Milovic che commette quello che Siena voleva forse uno sfondamento per Nikocevic, ma l'arbitro dice che non c'è fallo e quindi può andare a rete. Questa volta invece c'è il fallo su Umberto Bronzo. Dai 9 metri Bargelli, Casa, poi Nikocevic. Nikocevic si accentra allo scarico, poi anche forse non voluto per Casa che prova il tiro, il pallone rimane però in possesso per Siena. Quindi con calma per il gol del pareggio. Casa, Nikocevic, esce Bargelli, ancora Nikocevic, si accentra Gugino. Nikocevic, la lotta poi per Casa di prepotenza in elevazione, colpisce però il palo, il numero 10, quindi niente da fare. 16 a 17, riparte Trieste con Rovatin bloccato quasi al limite del fallo da Stefano Arcieri, fallo che invece commette proprio Casa sul pivot triestino di Nardo. 2 minuti ancora per Nico Casa. Siena difende ora in inferiorità numerica. Popovic, Milovic, ancora interlocuzione tra i tre terzini. Rovatin, Milovic. Popovic prova a far aprire la difesa, riesce a trovare un piccolo spazio e ad andare al tiro, ma c'era stato prima l'infrazione, ora l'arbitro chiama ad asciugare il parquet.
Riparte Trieste con Dapiran, ancora Rovatin in elevazione, il fallo, poi commette fallo in attacco, sfondamento su Bodidar Nikocevic, questa volta il fallo c'è ed è evidente, quindi riparte Siena 16-17, deve cercare assolutamente il gol del pareggio, la formazione di casa, per riprendere in mano questo match e cercare di rompere il digiuno che dura veramente da tanto troppo tempo. Intanto ritorna in campo Filippo Pasini. Gugino si accentra allo scambio proprio per lui, che va a cercare Stefano Arcieri, ma non c'è spazio, quindi sempre Arcieri, poi Pasini, ancora Gugino che prova a liberarsi dalla morsa della difesa triestina, che commette il fallo su di lui, quindi da 9 metri Bargelli, ancora Gugino, si accentra intanto il numero 18 Stefano Arcieri, prova l'1-1, poi va a cercare Umberto Bronzo, si accentra anche lui, cerca Gugino, c'è un po' di confusione tra la difesa triestina, i bianconeri provano a farla aprire, Pasini intanto si è alzato, il braccio del passivo, prova il sottomano il centrale, il fallo però di Di Nardo, ancora sul passivo, Siena deve assolutamente andare al tiro, rientra intanto Krejcnik casa dai 2 minuti di pausa. Stefano Arcieri si accentra, l'elevazione il numero 18 che prova il tiro ma finisce sul muro di Dapiran, intanto un'ingenuità, un errore da parte di Trieste che perde il pallone e quindi ritorna la palla in possesso del Siena. Nel frattempo è entrato Bodidar Nikocevic a riprendersi la sua posizione, proprio lui, poi il passaggio per Krejcnik casa che si accentra e tira di prepotenza, 17 pari è suo, quindi la rete del pareggio, 5 minuti di gioco, 17 pari. Nikocevic non molla, Rovatin sempre lui a cercare poi Milovic, ma il passaggio viene intercettato da Umberto Bronzo. Dall'altra parte subito può ripartire Siena e lo fa con uno scambio bellissimo tra Stefano Arcieri e Bodidar Nikocevic. Il numero 19 torna e va nuovamente a segno per il 18-17, vantaggio del Siena, che sembra aver riacquistato fiducia in se stessa, la Ego Siena, approfittando anche di un errore da parte di Trieste che ha in qualche modo ricambiato il favore fatto, diciamo, dalla Ego nel primo tempo. E qui il tiro di Milovic finisce nelle mani di esperienza di Alessandro Leban, può quindi correre al contropiede finalizzando sempre Umberto Bronzo, 19-17. Nel frattempo c'è un giocatore senese rimasto a terra, si tratta di Raul Bargelli. Evidentemente ha avuto la peggio nello scontro di prima, che però è terminato nel migliore dei modi per la Ego Siena, perché ha ritrovato la rete, questa volta con Umberto Bronzo, riportando quindi la formazione sul più 2, il primo più 2 della partita per la Ego, che è tornata in campo dalla prima mezz'ora sicuramente con uno spirito diverso. ...19 a 17... ora la Ego si trova a difendere questo vantaggio minimo, ma comunque importante a livello, diciamo, dello spirito e dell'umore. Trieste quindi in fase di attacco, si accentra Popovic, lo scambio poi per Milovic a cercare il numero 19 entrato adesso in campo, il capitano Visintin. Dall'altra parte sempre Umberto Bronzo in contropiede, riesce a tenere il pallone in campo per poi buttarlo alle spalle di Milovanovic. 20-17, Siena per il più 3, costringe il coach triestino a chiamare il time out, quindi piccolo break anche per noi.
20-17 per il Siena, che si porta avanti di tre lunghezze grazie anche a qualche errore di troppo, questa volta commesso dalla formazione ospite, da Trieste. Siena però è sicuramente una ego diversa rispetto al primo tempo, più, diciamo, sicuramente più efficace e più motivata. Riparte però, si riparte da Trieste, sempre con Milovic. Rovatin si fa vedere, sale appunto da Piran, bloccato poi da Bargelli e Gugino. Sempre Trieste con Milovic, l'1-1 poi per da Piran, che si tocca la testa. Probabilmente Gugino lo avrà colpito in faccia senza ovviamente volerlo, quindi ancora Trieste, ancora da Piran centrale, lo scambio per Milovic, ottima difesa di Pasini su di lui. Si riparte da Bratkovic, ancora Milovic, prova il tiro che però trova le mani di Alessandro Leban. Intanto Visentin prova a rubare il pallone dalle mani di Umberto Bronzo. Niente da fare. Ora c'è Siena in fase di attacco per il più 4. Nikocevic. Casa. Con calma Siena ora organizza la fase di attacco per conquistare il più 4. La finta di Nikocevic su di lui, intanto il fallo di da Piran dai 9 metri. Ancora Siena, ancora Nikocevic, lo scambio per Gugino che si accentra, intanto lo scarico per Crescini in casa, bloccato dal numero 13 triestino Di Nardo. Ancora Siena, sempre Nikocevic a cercare sotto le gambe per Bargelli il fallo. Intanto si è alzato il braccio del passivo. Nikocevic, casa. Sempre Nikocevic, il palleggio e poi il tiro del numero 19. 21-17, un po' scarico su questo secondo tempo Milovanovic, che nel primo tempo aveva dato sicuramente del filo da torcere. Intanto la grande difesa di Stefano Arcieri, che urla caricando se stesso e la squadra. Il Palestra a questo punto si è scaldato nonostante l'assenza ovviamente del pubblico. Si sente però la carica che arriva dal campo e l'entusiasmo dei giocatori. Rovatin in elevazione, ancora un ottimo Alessandro Leban, però la parata viene neutralizzata poi dal fallo della difesa bianconera. Sempre Rovatin, Gugino blocca il numero 6. Ancora però Trieste in possesso palla. Milovic da Piran, taglio di Visentin da Piran, poi ad aprire la difesa, che il pallone finisce sotto le gambe di Alessandro Leban, che chiede scusa. 21-18. Può ripartire Siena. Casa. Su di lui la difesa di Bratkovic. Gugino dall'altra parte per Nikocevic, ancora casa, incrocio con Bargelli e poi ancora Gugino che si accentra, lo scarico per Nikocevic, la finta, il passaggio per Gugino, poi a cercare Umberto Bronzo dall'ala, ancora un'altra rete del numero 11 bianconero. 22-18, Siena vola più 4. Ora Trieste in difficoltà. Organizza il suo attacco con da Piran in posizione centrale. In elevazione Rovatin riesce a trovare un pertugio nella porta, quindi 22-19. Dall'altra parte invece un rimpallo sfortunato per Siena. Può ripartire Trieste, ma un grandissimo Alessandro Leban para prima su da Piran e poi su Bratkovic. Niente da fare per Trieste.
l'entusiasmo giustificato, anzi più che giusto, di Alessandro Leban, che ha bloccato Trieste più di una volta in questa azione. 22-19, grandissima prestazione dell'estremo difensore di casa. Stefano Arcieri intanto si accentra nella rete dell'ala in posizione da terzino, come tra l'altro piace fare al numero 18, per sorprendere la difesa avversaria. Anche questa volta, anche questa sera l'ha fatto contro Trieste. 23-19, Siena ormai è instancabile. Fischiato intanto passi su Ovratin, quindi può Rovatin, quindi può ripartire ancora Siena, che sta sicuramente gestendo molto meglio questa seconda mezz'ora. Con calma. Ora Stefano Arcieri sempre in posizione da terzino, casa, poi Gugino. Pallone non riesce ad arrivare a Gugino perché casa viene bloccato da Piran, quindi dai 9 metri Bargelli, poi casa che prova a svincolarsi dalla presa di Di Nardo, ancora casa in elevazione, il tiro però finisce alle spalle ma non dentro la porta di Milovanovic. Ha preso male le misure il numero 10 e poi dall'altra parte subito la risposta immediata di Rovatin, che però trova un'ottima difesa del duo Arcieri-Gugino. ...13 minuti di gioco, 23-19, più 4 Siena, un più 4 che sicuramente carica i padroni di casa. Da Piran, Rovatin, sale anche Visentin, il tiro però è di Dapiran, ma Alessandro Leban ci mette in piede, non si lascia sorprendere il numero 1. Ancora Milovic, difesa aggressiva di Siena. Rovatin si accentra, cerca di liberarsi da Umberto Bronzo, riesce ad andare al tiro per il 23-19, ma può ripartire Siena anche se l'arbitro richiama la formazione di casa partita troppo presto, quindi segno infatti di complicità tra Raul Bargelli e l'arbitro. Ora può ripartire veramente Siena con più calma. Bodidar Nikocevic fa il tifo per i suoi e carica la sua squadra. Nel frattempo è andato al segno anche Cristian Gugino, che mantiene il più 4, 24-20, 14 minuti di gioco. Dapiran, Rovatin, Milovic, ancora Dapiran, ancora Rovatin che prova a trovare uno spazio sull'ala, poi si accentra Dapiran, cerca Visentin. L'arbitro afferma che c'è stato un fallo in area, di difesa in area, quindi 7 metri per Trieste, cambio tra i pali, esce Alessandro Leban che ha fatto un'ottima partita fino a questo momento, entra il Giovanni Pavani. Dai 7 metri Bratkovic, la finta, un'altra finta e poi il tiro. C'era quasi arrivato Pavani con la gamba sinistra, però è stata quasi deviata il pallone, poi alla fine è riuscita ad entrare in porta. 24-21, Siena però rimane avanti di 3 reti. Il cronometro segna 15 minuti di gioco, quindi il primo quarto d'ora è andato. Manca l'altro e Siena deve assolutamente continuare a giocare con questi ritmi di gioco, con questo entusiasmo. Intanto la parata di Milovanovic sul tiro sbilanciato però di Nikocevic, il fallo infatti chiama la Ego dai 9 metri. Casa, palleggio cestistico di casa, poi ancora Nikocevic, ancora casa a cercare Raul Bargelli, il tiro sul secondo palo. 25-21,
A questo punto Trieste deve rispondere, da Piran si trova uno spazio, però l'arbitro dice che c'è stato commesso un'infrazione di passi, poi si lamenta da Piran e quindi forse troppo animatamente l'arbitro decide di mandarlo in panchina per 2 minuti. Ilic si gioca quindi l'extra player, esce Milovanovic, entra Popovic. Trieste gioca quindi a porta vuota per la fase di attacco. Rovatin per Popovic, Bratkovic che si accentra, prova a far aprire la difesa bianconera, intanto è uscito Popovic ed è ritornato tra i pali Milovanovic, quindi Milovic per Di Nardo. Milovic, Rovatin prova l'1-1 su Nikocevic, poi il fallo su di lui, intanto si è alzato il braccio del passivo. Dai 9 metri Di Nardo per Rovatin che prova il tiro ma la traversa alla meglio sul tiro di Rovatin, quindi rimane 25-21 il punteggio qui al Palaestra. 16 minuti e 50 secondi di gioco, rientra Krejčík casa. Branko Dumnic chiama la calma, chiama i suoi alla calma per gestire al meglio questa azione. Bodidar Nikocevic a cercare Raul Bargelli, niente da fare per Siena, quindi deve ripartire Trieste una volta recuperato il pallone. Siena deve difendere questo più 4 che riaccende gli animi dei bianconeri che, ricordo, non vincono da gennaio scorso. E quindi Popovic per Bratkovic che sale a tagliare, poi il passaggio per Rovatin che trova spazio per il gol del 25-22. Intanto Popovic voleva il fallo su di lui ma niente da fare, Stefano Arcieri voleva andare al tiro ma c'è un po' di confusione in queste ultime azioni, quindi può ripartire Trieste ma Alessandro Leban dice di no a Rovatin e soprattutto chiede calma ai suoi compagni di squadra, perché le ultime due azioni sono state un po' confuse, infatti non hanno portato a niente di buono né da una parte e né dall'altra. Leban chiede calma. 25-22 qui al Palaestra, intanto ha provato il tiro dall'ala cercato da Krejčík casa, Filippo Pasini, la sua posizione originale. Si scaldano gli animi anche all'interno del campo, difesa molto maschia quella di Bodidar Nikocevic su Rovatin. Può ripartire Trieste. Milovic da Piran, da Piran Milovic, sale Bratkovic a tagliare a pivot, poi Milovic ancora da Piran, fa la finta, poi lo scambio, lo scarico per Milovic che si accentra, lotta 1-1 con Bargelli che ha però la meglio. Ancora Trieste, da Piran si accentra, il tiro, il fallo di Gugino su di lui. 2 minuti per il numero 23 e tiro dai 7 metri per Trieste. La Ego non deve fare questi falli che possono aiutare soltanto Trieste a ricucire lo strappo. 25-22 Bratkovic contro Alessandro Leban. Alla meglio il numero 77, il pallone finisce sotto le gambe del numero 1, quindi si riporta a meno 2 Trieste, 25-23, 19 minuti e 35 secondi di gioco.
Riparte Siena, difesa molto alta quella di Trieste, siamo praticamente ancora a metà campo. Stefano Arcieri per Nikocevic, si accentra la rete del numero 19, vale il 26-23. Mancano 10 minuti alla fine del match, che si è fatto sicuramente molto più intenso e molto, con ritmi molto più alti rispetto alla prima mezz'ora di gioco. Mantenere questi livelli non è facile per 60 minuti, quindi Dapiran, Milovic rischia di perdere il pallone, anche Dapiran rischia di fare una ingenuità, poi il Leban si oppone al tiro di Dapiran ma non riesce sul rimpallo di Di Nardo e quindi 26-24, ancora meno 2. Bisentin, marcatura uomo su Krejčík Kaza, costringe Siena a rimanere alta e costringe anche Branko Dumnić a chiamare il time out, ha paura che i suoi possano perdere freschezza ma soprattutto lucidità e brillantezza dimostrata in questi minuti di gioco. Approfittiamo del time out per andare in break anche noi. Dieci minuti ancora da giocare, un secondo tempo sicuramente molto più intenso rispetto al primo, anche perché Siena sembra più brillante nelle azioni ma soprattutto nell'approccio e nella voglia di vincere. Dall'altra parte Trieste sta un po' effettivamente subendo questa carica da parte dei bianconeri, ma devo dire sta comunque tenendo botta, perché sul più 4 dei senesi non ha mollato e si è riportata sotto di 2 reti e infatti il tabellone segna 26-24. Quindi si preannunciano 10 minuti sicuramente belli da vedere, almeno per noi, forse meno belli da fare o meno molto faticosi da fare per chi in questo momento è in campo. L'azione per la Ego Siena, peccato per questo passaggio sbagliato, Stefano Arcieri andava a cercare il pivot, però capiscono, Trieste capisce tutto, riesce a intercettare il pallone, quindi Rovatin per Popovic, poi dall'altra parte per Dapiran che prova la rete dall'ala, forse troppo sbilanciato, non riesce ad andare a segno il numero 5, quindi regalo per Siena che mantiene il più 2. E ora in fase di attacco proprio la Ego. Arcieri fa girare il pallone sotto indicazione di Branko Dumnić dalla panchina. Nikocevic ha subito una manata in faccia, ovviamente involontaria. Quindi riparte Siena, proprio Nikocevic, intanto Pasini si è accentrato a pivot, Arcieri, Nikocevic di forza, il numero 19 quando trova uno spazio in difesa è veramente complicato trattenerlo, 27-24, Siena sale sul più 3, dall'altra parte prova Trieste con Popovic, commette però passi. Così dice l'arbitro, quindi riparte Siena questa volta con calma, lo stesso Nikocevic chiede calma ai suoi. Krejčík Kaza a cercare Pasini. Troppo animata la difesa di Vratković su Kaza, quindi poi Pasini.
interlocuzione tra Pasini e Nikocevic, poi a cercare Bargelli, Pasini pivot, Bargelli taglia come secondo pivot, Nikocevic in elevazione, il fallo di Bratkovic però su di lui. Passivo, Siena deve andare al tiro, lo fa con Stefano Arcieri sul secondo palo dopo una finta, 28-24, Siena si riporta avanti di 4 reti. Riposo per Krejčí Casa, al posto suo in difesa c'è Cristian Gugino. 23 minuti e 35 secondi. Dapiran per Milović. Poi Rovatin, ancora Dapiran, ancora Milović che prova ad accentrarsi, questa volta poi fermato Dapiran da Gugino e Bargelli. Milović per Bratkovic, capisce tutto però Filippo Pasini che può lanciare il pallone a Umberto Bronzo tutto solo. Si capisce, cartellino rosso per Milovanovic, un'uscita aggressiva dell'estremo difensore del Siena, del Trieste, scusate. È rimasto infatti acciaccato Umberto Bronzo, che però è riuscito ad andare a segno comunque, riportando quindi Siena avanti di 5 questa volta, 29-24. Si fa più complicata la situazione per Trieste questi ultimi 6 minuti di gioco scarsi. Trieste in inferiorità numerica, per il momento dovrà fare a meno di Milovanovic, che nel primo tempo si era dimostrato sicuramente molto efficiente e ha dato non pochi problemi all'attacco bianconero. Ora Milović, Dapiran, Trieste prova a leccarsi le ferite, Bratkovic a cercare Dapiran e poi però trova anche quasi in maniera fortuita Visentin. Ancora Siena, è entrato nel frattempo tra i pali Zoppetti. Siena, casa il tiro di casa da sinistra finisce sotto le gambe di Zoppetti. 30-25, Siena mantiene il più 5. Extra player per Trieste, entra Milović, porta scoperta quindi per i biancorossi. Dapiran, Rovatin per Bratkovic che si accentra, prova a scappare da Bargelli ma il numero 7 dice di no, quindi ancora Trieste. Bratkovic fa la finta, poi va a cercare da Piran ma i due non si capiscono. Ancora Trieste, Bratkovic va a cercare Di Nardo che riesce a resistere prima alla trattenuta di Stefano Arcieri, infatti si becca due minuti per lui, commette fallo, quindi 7 metri per Trieste. Alessandro Leban però c'era arrivato sul tiro di Di Nardo, aveva parato anche questo Alessandro, che oggi è sicuramente in gran forma. Intanto lascia spazio a Giovanni Pavani per questo tiro dai 7 metri che pare vada a tirare proprio Dapiran. La finta e poi
la traversa. Dice di no ad Apiran, un po' di sfortuna qui per il numero 5 di Trieste. Deve fare ben poco Giovanni Pavani, che si rimette in panchina. Nikocevic per casa, su di lui sempre Rovatin e poi Bargelli. Ancora Nikocevic, hanno rischiato di perdere il pallone per Bratkovic, che prova a intercettare. Intanto Nikocevic si libera dalla morsa della difesa triestina. C'è il braccio del passivo. Braccio del passivo alzato, cambio di palla. Evidentemente c'era un problema con quella precedente. Possesso palla dei padroni di casa sul passivo. Sono molto lontane dalla porta. Deve provarci Nico Casa, non ce la fa però, è veramente lontano. Prova il numero 10. 30-25, sempre Trieste. Ancora qui, ancora un'altra ingenuità di Rovatin. Riesce a rubare il pallone Nikocevic, può ripartire Siena. A casa per Umberto Bronzo, che si accentra e lancia il pallone sotto le gambe di Zoppetti. 31-25, più 6, Siena in netto vantaggio. E ancora un'altra grandissima parata di Alessandro Leban, risponde sempre presente. Oggi non ce n'è per nessuno. Ventisette minuti, 3 minuti scarsi di gioco. Pasini prova l'1-1, si libera dalla difesa di Stojanovic, però su di lui ancora risponde presente invece Zoppetti. Può ripartire Trieste, Bratkovic a cercare Di Nardo. Il fallo di Filippo Pasini proprio su Di Nardo. 2 minuti per il numero 9. Oggi un po' sottotono Filippo Pasini. Ma può assolutamente succedere di avere una giornata, no. 7 metri ancora per Trieste, quindi Pavani contro Bratkovic. Questa volta non sbaglia il numero 77, 31-26. 2 minuti alla fine. Un errore adesso di Stefano Arcieri su Bargelli. Si sono parlati male, diciamo, si sono capiti male i due, quindi Bratkovic è riuscito ad andare davanti al portiere per poi però commettere infrazione. Voleva il fallo di Alessandro Leban. Dicevo, Bratkovic riporta appunto 31-27 per Trieste, quindi Siena commette passi Umberto Bronzo a quanto pare, e quindi niente da fare per Siena. Ora difesa su Trieste. Rovatin prova ad accentrarsi, ma Alessandro Leban dice di no prima a Rovatin e poi non riesce a dire di no però a Bratkovic. 31-28, sono minuti un po' confusi questi ultimi di gioco. Trieste rimane sempre molto alta. Questa volta il fallo è di Bratkovic su Bodidar Nikocevic. 2 minuti per il numero 77. Più 3 Siena. Un minuto e poco più di gioco. Trieste ancora costringe Siena ad arrivare molto molto alto, molto lontano dall'area. E qui lo scarico, il tiro ancora una volta a rete di Umberto Bronzo su assist di Cristian Guggino. Riparte Trieste molto velocemente. Rovatin fermato da Stefano Arcieri.
Ancora Rovatin. Ancora Rovatin e poi il tiro e la rete di del numero 5 Dapiran, 32-29. Nel frattempo segnalo l'esordio in campo di Senesi con il numero 14, ingenuità nel tanto di Krejnik Kasa che perde palla, quindi può ripartire Dapiran ed andare nuovamente a rete, 32-30. Un'altra ingenuità da parte del Siena che vale poi la rete di Trieste. Sì, sempre così, si commette errori e poi si rischia di prendere rete, ma qui arriva il gol, la prima rete in maglia bianconera a chiudere il match di Lorenzo Senesi con il numero 14, 33-30. I suoi compagni di squadra gli fanno i complimenti e lo festeggiano con lui, l'esordio in maglia bianconera e il gol a chiudere questo match che si chiude appunto con la vittoria per la Eguen Bolsena, che ritorna quindi a vincere, a riassaporare il gusto di vittoria dopo un lunghissimo digiuno. 33-30, dimentichiamoci quindi delle ingenuità commesse, degli errori commessi verso la fine del match. L'Ego può godersi questi due punti in più che sicuramente fanno bene, più che alla classifica, fanno bene al morale dei padroni di casa, che tornano a gioire e a sorridere ed è sicuramente un piacere vederli così. 33-30, grande partita da parte di entrambe le formazioni, merito anche a Trieste che è riuscita comunque a dare del filo da torcere nel primo tempo a Siena, a mantenere poi a mantenersi in vita fino all'ultimo, a dimostrare carattere fino all'ultimo, però Siena oggi aveva uno spirito in più, una voglia in più e sicuramente una fame in più. Ecco, festeggiare quindi in campo la ritrovata e la meritata vittoria con Senesi più in alto di tutti. Grazie per averci seguito qui in diretta dalla palestra, rimanete con noi se volete perché ci saranno le interviste del post partita. Ricordo il punteggio per questa giornata, per questo recupero della terza giornata di ritorno, 35-30, l'Ego batte Trieste. Ci rivediamo, ci ritroviamo fra pochissimo per le interviste del post partita che sicuramente avranno un sapore completamente diverso rispetto agli ultimi match.
Pronto, prova, prova, prova. Un po' più a sinistra. Un po' più nel mezzo, ecco qua, perfetto. No, ma lo pensavo solamente. Prova. Allora, 33-30, finisce un match combattuto fino all'ultimo. Trieste ha cercato appunto di dar fastidio a Siena fino all'ultimo. Nel primo tempo forse c'è stata più concentrazione, più gestione da parte vostra. Nel secondo tempo invece cos'è cambiato, cos'è mancato? È mancata la concentrazione dei ragazzi, un Trieste veramente brutto al secondo tempo. Merito a Siena che ha corso molto e ha corso 60 minuti mettendoci in difficoltà. Primo tempo così, siamo anche noi, abbiamo qualche difficoltà, però abbiamo giocato, naturalmente anche il Siena era un po' rimaneggiato, però quelli che hanno giocato hanno tirato fuori il cuore, hanno lottato e invece il Trieste era veramente assente al secondo tempo. Ha giocato un po' a sfavore anche la stanchezza verso, insomma, nel secondo tempo, ci sono stati forse qualche errore, qualche passaggio di troppo sbagliato? Ma secondo me è una questione di nervosismo, dovevamo essere molto più calmi, abbiamo giocato bene a Trieste sabato, siamo venuti tranquilli, non dovevamo giocarci una partita molto molto più tranquilla, invece ho visto molti giocatori nervosi che hanno perso la concentrazione, soprattutto a livello dei terzini, ma un po' tutti, ecco, dopo il Siena ha meritatamente vinto. Grazie mille, grazie, buona serata. Grande Senesi. Prova. Lo prendo, scusate. Allora, serata delle prime volte, Lorenzo Senesi, perché l'esordio in maglia bianconera verso la fine del match e poi il gol in chiusura che va a siglare questo 33-30. Che cosa si prova? Che emozioni provi? Ma sicuramente tante, molto bello, essendo anche un detto l'esordio, felice anche per la vittoria che mancava da tanto e direi molto bene l'inizio, cioè per essere l'esordio e tutta la partita anche compagni di squadra hanno dato il massimo. Quindi. Ecco, come festeggerete questa vittoria che arriva dopo un lungo, lunghissimo digiuno? Vi abbiamo visto sorridere, tornare insomma alla gioia dopo tanto tempo. Ma sicuramente ora nello spogliatoio sicuramente, poi comunque sabato avremo un'altra partita a Brixen, non sarà facile, mentre poi dopo Brixen sicuramente si andrà bene come si spera. Comunque quanto condizionerà questa vittoria per sabato? Cioè vi caricherà ancora di più? Sì, sicuramente sì, ci darà morale, anche perché come si diceva era tanto non si vinceva e sicuramente questa vittoria ci darà morale per affrontare al meglio anche questa partita prima della sosta. Grazie e complimenti. Grazie. Ma spero Branco.
Allora, coach Branko Dumnic, 33-30 segna il tabellone, si ritorna alla vittoria, però non senza fatica. È stata una partita combattuta in un primo tempo. Nel primo tempo in realtà Trieste ha gestito meglio del Siena, nel secondo tempo invece si è un po' ribaltata la situazione. Sì, è stata molto dura la partita. Trieste è una squadra con giocatori, tanti giocatori molto esperti che da 10-15 anni che giocano Serie A, anche con due stranieri veramente validi. Ma primo tempo non è che abbiamo giocato male, abbiamo giocato anche primo tempo abbastanza bene, solo che abbiamo sbagliato un po' troppi tiri da 6 metri. E finita di uno per loro, dopo secondo tempo siamo stati più concentrati al tiro e abbiamo continuato a giocare abbastanza bene a difesa. E devo fare complimenti ai ragazzi prima di tutto per approccio, impegno, tutto questo. Non è stato facile sicuramente. Non è passata inosservata l'assenza di capitano Felipe Gaeta, come mai non c'è oggi? Va bene, non si è vista mancanza, sicuramente i ragazzi hanno messo tutto in campo, cuore, voglia, grinta, così. Invece mancanza di Felipe è sicuramente importante, un giocatore esperto, ma non lo so, ci sono motivi privati che ha lasciato, credo che non continui a giocare. Quindi pensi di non averlo più da qui alla fine? Penso di sì, credo di sì, è proprio così, è una situazione che è una sua decisione, non voglio entrare per quale motivo, ma noi andiamo avanti, giochiamo così e cosa si può fare. Senti, allora per cercare uno stimolo per far bene in queste ultime giornate, no? Può essere quello di valorizzare tanti ragazzi che con te stanno crescendo, visto che insomma hai dovuto perdere durante la stagione i pezzi più importanti, quelli più esperti? Eh sì, certo, questa è un'occasione per loro, anche hanno dimostrato anche oggi qualcuno di loro che ha giocato poco fino ad oggi, tipo Gugino che ha fatto una buona partita oggi anche in difesa, ma anche in certe situazioni anche in attacco. Grazie mille. No.